nome? Tommaso. Esatto. 19 anni. Hai mai votato? Sì. Stai seguendo la campagna elettorale? Purtroppo sì. Candidato peggiore? Galli, ma forse anche tutti quelli di Forza Nuova e Lega. Quello migliore? Non c'è. Cosa ti piace di Firenze? Oh, è una città conservatrice, soltanto va avanti soltanto in base a logiche sul commercio, sul turismo, e tutto questo va a ledere ciò che sono le politiche sociali. Cosa manca? Cosa manca? Mancano appunto delle politiche che investono sugli spazi di aggregazione, sui veri bisogni della gente e non sulla società borghese. Tramvia, sì o no? Sì, è stata gestita però male. Sei tifoso? Sì, ma la Fiorentina gioca male. Cosa pensi del nuovo stadio? Il nuovo stadio, anche lì è tutto un giro di interessi che hanno coinvolto anche il comune e gli assessori, quindi si starà a vedere. Manca la sicurezza di Firenze? Assolutamente no, io non sono sicuro se vedo più poliziotti o se vedo un soldato per strada. La sicurezza c'è quando una piazza è gremita di gente, se non c'è nessuno allora è quello il problema. Ronde, sì o no? Ronde? Mai, cioè non siamo mica nel fascismo. Saresti favorevole a navette notturne per i ragazzi? Per cosa? Per spostarsi dal centro, per capitale, eccetera. Beh sì, il centro... Sì, perché non ci sono, il centro dovrebbe essere pedonale, i mezzi pubblici dovrebbero funzionare, però così non è. È abbastanza viva Firenze? No, è morta. Scegli un candidato, cosa gli diresti o chiederesti? Scegliamo Renzi, cosa gli chiederei? Come mai ha il coraggio di candidarsi pur essendo uno legato alla DC e Margherita e legato anche a interessi commerciali che possono distruggere una città? Grazie mille. Hai visto Nicci?